Buongiorno a tutti anche dal campo centrale con Marco Furoni al microfono. State vedendo Roger Federer, uno dei due tennisti che seguiremo nel primo quarto di finale in programma, nel primo ottavo di finale, scusatemi, in programma quest'oggi sul campo centrale. Favoritissimo però è lo spagnolo Alex Correggia, finalista qui nel 1900, fare il nostro lavoro, ma come siamo quest'oggi sul centrale. Verrà chiuso dal match che forse qui oggi a Parigi è il più atteso, perché vede di fronte Amélie Mauresmo, testa di serie numero 13, che ha giocato contro la statunitense Monica per questo Roland Garros. Siamo già in diretta su Tele Più Nero, lo saremo fino alle 21 con i nostri inviati a Parigi che di volta in volta sceglieranno. Invece sul P10 questo canale è la diretta non stop di tutti gli incontri dal primo all'ultimo 15 del campo centrale, campo più importante del Roland Garros, sul campo numero 1 sempre in diretta sul canale. Sembra reggere bene Federer lo scambio da fondo, ma poi con il rovescio. Si apre il campo con il dritto, poi non chiude la prima. Mette una buona prima, adesso Correggia che poi non sbaglia. Degli tre spagnoli che sono in corsa nella parte bassa del Federer, è stato eliminato al primo turno da Novak. A Barcellona dal connazionale Sergi Bruguera, che pure non sta attraversando grande momento di forma. Set comunque fuori nel primo turno. Ad Amburgo ha perso con uno specialista della terra rossa come il rumeno Andra. 30 pari. Dopo gli internazionali di Germania, ha giocato anche a St. Pölten in Austria, da buon doppista. C'è un'altra palla break, mi ha fatto giocare una prima volée molto difficile in basso e poi gli ha tirato sul corpo. Il giocatore più giovane ad aver vinto questo torneo è Michael Chang. Grande passante intrarsi allo scambio dal fondo di Correggia, ma qui si è offerto al passante in cross. A 18 anni hanno vinto invece Ina Hingis, avanti 2-1 contro la romena Ruxandra Dragomir. Sul campo Suzanne Lenglen, dopo aver ceduto il turno di servizio. Tentato di fare Roger Federer e serve subito. Monte Carlo era arrivato fino ai quarti di finale, fermato dallo slovacco Orbati, ancora fatto di giocare sul centrale contro uno dei giocatori che in questi due anni hanno fatto meglio nella storia del torneo. E ancora con una prima Nicolas Kiefer, Leighton Hewitt e Alex Correggia. Potrebbe essere tranquillamente numero 6 o numero 7 della classifica. Palla comunque credo sia buona, anche se si è sentito un out arrivare dalle tribune. E infatti ci sono. Inizio, Correggia. Correggia cerca il rovescio di Federer nello scambio, ma Federer trova la riga adesso con il rovescio. E poi sbaglia con il dritto. Seconda palla break.
alla fine chiude con il dritto, avete visto. Tenuto ancora male lo score, mi chiedo scusa, siamo in realtà a 40 pari. Confusione. Tenere i punti in questo game. Chiedo scusa. La Rubin ha vinto il primo set 6-4 contro Natasha Zvereva. Prova il taglio in back. Federer si gioca molto profondo. Correggia. Adesso anche Federer che entra in campo con il dritto, poi resta lì. Scambio durissimo questo. Ancora con il cross di dritto. Una prima pesante. Però è avanti 1-0 nella seconda partita. Attenzione. Seconda palla set a disposizione di Correggia. Fa male con il dritto però Federer. Annullati. Sulla riga il rovescio di Correggia. Si sposta per giocare il dritto. Adesso butta indietro il suo avversario, costretto all'errore. Grande rovescio. Non è riuscito ad avere la me. Alla fine sbaglia però, la vuole di dritto. E alla fine porta a casa il set, scendendo a rete tutta la grinta di Correggia, che forse... Federer. Ecco qui le statistiche del match. 4 ace per Federer, 2 per Correggia. 3 doppi falli per lo svizzero, 2 per lo spagnolo. Regge lo scambio con il rovescio. Qui a Roland Garros non ha mai vinto. Scorso anno finalista battuta in lacrime contro Steffi Graf. E alla fine Correggia sbaglia anche con il dritto. Federer tiene insospettabilmente. Sulla terra rossa è come giocare a scacchi contro il computer. Alla fine Correggio trova sempre la soluzione ideale. Grande passante con il rovescio di Federer. 15 pari. Attaccato, sbracciando con il rovescio. Attacco però vero, poco profondo di Correggia.
che è stato trovato impreparato a rete. Il drop di Romano l'aveva già ottenuto sul drop shot. Prende il nastro, la palla dopo il dritto di Federer, che adesso sta prendendo a pallate il suo avversario. Un altro nastro, passante in cross. Sbaglia la volée di dritto Federer. Non era straordinario questa volta il passante di rovescio di Correggia. Qui rivediamo, ha preso due nastri, poi la prima volée. Aveva capito dove avrebbe tirato la palla con il rovescio Federer. Correggia, che però sbaglia la volée di dritto lo svizzero, e quindi uno pari. Ace dello spagnolo, 30-0. Michael Chang. Che entra in campo e con la palla che rimbalza abbastanza alta riesce a chiudere con il colpo di dritto. Adesso con il dritto picchia Correggia, che poi scende a rete. La volée di rovescio non è definitiva. Federer tiene servizio, due giochi pari, secondo set. Qui rivediamo Correggia ancora lucidamente, aveva scelto bene il tempo dell'attacco, non gli è uscita molto bene per la verità la volée di rovescio, poi il sospiro, le scuse subito dopo il net. Di palle nei primi, dopo i primi set, cercato l'ace al centro. Qui rivediamo l'esecuzione dell'ultimo colpo, saltando. Federer aveva tentato l'attacco. Si arrabbia per non aver chiuso la volée. Adesso a rete ci viene Correggia. È buona la volée di rovescio. Sul canale P12. Vantaggio Correggia, palla per... Ancora il net ad aiutare Federer, poi lob al volo di sinistro, tra le gambe, Federer, grande scambio. Ancora con il dritto, Federer. E poi... Vantaggio Federer, che ride anche lui, se ne va. Il cross di Correggia, due punti straordinari giocati in questo game. Tanto di cappello. ...30 nel settimo, attende proprio
La fine dell'esito del match tra Hingis e Dragomir per sapere il campo centrale del Roland Garros. Tanto Martina Hingis, dopo aver perso il secondo set 6-0, ha vinto il suo match contro Ruxandra Dragomir 6-3, 0-6, 6-1 e dunque si completa l'accoppiamento nei quarti di finale, ma qui finalmente rivediamo il dritto tra le gambe, il famoso colpo Noah, giocato tutto con il polso da Federer. È più facile giocare questo colpo schiena alla rete con il rovescio, ovviamente non in mezzo alle gambe. Molto buono anche il lob al volo di Correggia con il rovescio. E guardate qui il numero di tabellone femminile, questa di serie numero 1, Martina Hingis, che ha sofferto oggi contro Ruxandra Dragomir. Se la vedrà contro la statunitense Chanda Rubin, che ha eliminato Natasha Zvereva. Di tocco Correggia 30-15. Qui rivediamo il taglio dietro del rovescio, il drop e l'attacco sulla palla corta. Federer. Passante di rovescio. Alla Capriati e dalla Dokic. Servizio volé, anzi servizio ismè. Ancora il lob di rovescio di Correggia. 0-30 a due punti dal secondo set Correggia. Mette la prima però Federer, gioca anche vicino alle righe. Tre in campo con il dritto. Tre point consecutivi al suo avversario. Ace di Federer contestato da Correggia, che si guarda un po' in giro. Prova da due tipi di angolazione. Ride anche Federer. Insomma. La palla è buona, dice il giudice di sedia. Federer 5 pari, dicevo, se qualcuno aveva qualche problema. Mezzo miracolo con il rovescio, anche involontario, si era aperto bene il campo con il dritto. Federer, lo vediamo qui. Correggia ha steccato di nuovo, ma guardate dove va a finire la palla. Scuse di Correggia, ma 30-0. Eccole qui. Si espone al combattutissimo anche questo set sul 5 pari, un break per parte. 30-15. Thank you.
Guardate, con il dritto Federer può fare dei danni. Poi lascia rimbalzare, gioca con chi sta, correggia. Ed eccolo qui che viene a rete, eccola la variazione. Ha breccato Federer. Attacca con il dritto, correggia. A colpi di back qui. Poi alla fine correggia la meglio con la volée. Guardate un po', rovescio difensivo due volte di Federer, che prova ad arrivare anche con il dritto, ma non ce la fa. Mette una buona prima lo spagnolo. Prova a accelerare con il dritto. Un po' Suzanne Lenglen, il match tra tre pari, senza mini break. Ed eccolo qui il mini break. È aggressivo con il diritto. Il primo lo può giocare su. La palla ha toccato il net. Entra in campo e attacca sul primo set. Set point. Ottima prima di correggia. Sposta in campo però. Se ne va adesso. Sei pari, un mini break per parte. Tie break. Volta set point per lo spagnolo. Viaggiava a 195 all'ora. Sbaglia con il tie break. Sulla riga, anzi. L'attacco dello spagnolo con il dritto. In corridoio il rovescio di Federer, che jacca via la racchetta. Dopo aver annullato due set point, si aggiudica anche il secondo set. Un imparziale di 9-7 al tie break. Correggia, conduce 2-7-0. Il vincitore del match, corso di svolgimento sul Suzanne Lenglen. È riuscito a rispondere Federer, che adesso entra in campo e picchia con il dritto. Seguirete il suo colpo, ma non chiude. Non chiude con la volée di dritto. Butta a terra la racchetta Federer. Uno pari. Aveva tentato il controtempo, correggia con la volée da tabellone, invece correggia, che è la testa di serie numero 10. La testa di serie più alta rimasta in corsa. Quaranta pari. Stecca ancora con il rovescio. Correggia. Vantaggio per lui. Ottima prima al centro. E ancora con il dritto, molto vicino alle reghe.
Finora nessuna palla break in questo terzo set. Se ne sono viste pochissime anche nel corso delle prime due partite. Zero points. Federer unisce con il dritto, correggia. Attenzione, sbaglia con il rovescio dal fondo, 15-40, prima delle due palle break. Dritto, anche la seconda palla break. 40 pari da 15-40. Ancora con la volée di dritto. Grande lob con il dritto di Federer. Rivediamo per annullare la palla break giocata. E alla fine c'è il break perché va in corridoio il rovescio. Altro break di Ferrero, avanti 5-2 e servizio nel primo set contro Philippoussis. Si salva ancora con la volée di dritto, ma non ci arriva. Rivediamo. Guardate che volée gli ha fatto giocare. Correggia prima di chiudere il punto. L'allungo di Federer, che è alto 1,85 m. Davvero non è piccolo. Sembrava in corridoio il rovescio di Correggia. Si continua a giocare sulla riga. Alla fine sbaglia di Federer. Torna a comandare lo scambio con il dritto, correggia. Per la Sugiana. Ancora con il dritto Federer. Sta. Sorella del giocatore russo. Atteso dal match degli ottavi. Con Piolin. Di Federer, ma attenzione, questo set e soprattutto due set di vantaggio in questa partita. Se ne va il dritto. Di Federer scende anche Wayne McEwen, ha visto fuori la palla. Corregge, ha visto bene, ottiene il break sull'errore di dritto e allora corregge, avanti 5-2 nel terzo set, servirà per il match. Ancora un'ottima prima per Corregge che poi chiude con... Ancora un dritto profondo, 40-0, 3 match point.
per Alex Correggia. E finisce con il rovescio vincente di Correggia, che si aggiudica il match 7-5, 7-6, 6-2. Ha preso per svinimento il suo avversario, comunque contento di essere arrivato per la prima volta al quarto turno del Roland Garros a 18 anni e 9 mesi, ma Correggia per il terzo anno consecutivo sarà uno dei protagonisti nei quarti di finale del Roland Garros. Finalista nell'edizione del 98 contro Carlos Moya, eliminato nei quarti lo scorso anno da brasiliano Meligeni. Ecco qui le statistiche del match: 9 ace a 5, 59% di prime palle contro 48, solo 6 colpi vitato, 7-5, 7-6, 6-2. Match di quarto turno tra lo spagnolo e lo svizzero. Rossa come il rumeno andrà. 30 pari. Dopo gli internazionali di Germania, ha giocato anche a St. Pölten in Austria. Da buon doppista. C'è un'altra palla break. Mi ha fatto giocare una prima volée molto difficile in basso e poi gli ha tirato sul corpo. Il giocatore più giovane ad aver vinto questo torneo è Michael Chang. Grande passante intrarsi allo scambio dal fondo di Correggia, ma qui si è offerto al passante in cross. A 18 anni hanno vinto invece Ina Hingis, avanti 2-1 contro la romena Ruxandra Dragomir. Sul campo Suzanne Langlen, dopo aver ceduto il turno di servizio. Ha tentato di fare Roger Federer e serve subito. Monte Carlo era arrivato fino ai quarti di finale, fermato dallo slovacco Orbati. Ancora fatto di giocare sul centrale contro uno dei giocatori che in questi due anni hanno fatto meglio nella storia del torneo. E ancora con una prima Nicola Schiffer, Leighton Hewitt e Alex Correggia. Potrebbe essere tranquillamente numero 6 o numero 7 della classifica. Palla comunque credo sia buona, anche se si è sentito un out arrivare dalle tribune. E infatti ci sono. Inizio Correggia. Correggia cerca il rovescio di Federer nello scambio, ma Federer trova la riga adesso con il rovescio. E poi sbaglia con il dritto. Seconda palla break. Buongiorno a tutti anche dal campo centrale con Marco Furoni al microfono. State vedendo Roger Federer, uno dei due tennisti che seguiremo nel primo quarto di finale in programma, nel primo ottavo di finale, scusatemi, in programma quest'oggi sul campo centrale. Favoritissimo però è lo spagnolo Alex Correggia, finalista qui nel 1900. Fare il nostro lavoro, ma come massimo quest'oggi sul centrale. Verrà chiuso dal match che forse qui oggi a Parigi è il più atteso, perché vede di fronte Amélie Mauresmo, testa di serie numero 13, che ha giocato contro la statunitense Monica. Per questo Roland Garros siamo già in diretta su Tele Più Nero, lo saremo fino alle 21 con i nostri inviati a Parigi che di volta in volta sceglieranno. Invece sul P10 questo canale è la diretta non stop di tutti gli incontri dal primo all'ultimo 15 del campo centrale, campo più importante del Roland Garros. Sul campo numero 1 sempre in diretta sul canale
Sembra reggere bene Federer lo scambio da fondo, ma poi con il rovescio. Si apre il campo con il dritto, poi non chiude la prima. Mette una buona prima, adesso corregge che poi non sbaglia. Dei tre spagnoli che sono in corsa nella parte bassa del Federer è stato eliminato al primo turno da Novak. A Barcellona dal connazionale Sergi Bruguera, che pure non sta attraversando un grande momento di forma. Set comunque fuori nel primo turno. Ad Amburgo ha perso con uno specialista della terra, trovato impreparato a rete. Il drop di aveva già ottenuto sul drop shot. Prende il nastro la palla dopo il dritto di Federer, che adesso sta prendendo a pallate il suo avversario. Un altro nastro, passante in cross. Sbaglia la volée di dritto Federer. Non era straordinario questa volta il passante di rovescio di Correggia. Qui rivediamo, ha preso due nastri, poi la prima volée. Aveva capito dove avrebbe tirato la palla con il rovescio Federer. Correggia, che però sbaglia la volée di dritto lo svizzero, e quindi uno par. Ace dello spagnolo, 30-0. Michael Chang. Che entra in campo e con la palla che rimbalza abbastanza alta riesce a chiudere con il colpo di dritto. Adesso con il dritto picchia Correggia, che poi scende a rete. La volée di rovescio non è definitiva. Federer tiene servizio, due giochi pari. Secondo set, qui rivediamo. Correggia ancora. Alla fine sbaglia però, la volée di dritto. E alla fine porta a casa il set, scendendo a rete tutta la grinta di Correggia, che forse Federer. Ecco qui le statistiche del match: 4 ace per Federer, 2 per Correggia, 3 doppi falli per lo svizzero, 2 per lo spagnolo. Regge lo scambio con il rovescio. Qui a Roland Garros non ha mai vinto. Scorso anno finalista battuta in lacrime contro Steffi Graf.
E alla fine corregge a sbaglio anche con il dritto. Federer tiene insospettabilmente. La terra rossa è come giocare a scacchi contro il computer. Alla fine corregge e trova sempre la soluzione ideale. Grande passante con il rovescio di Federer. 15 pari. Attaccato, sbracciando con il rovescio. Attacco però vero, poco profondo di Correggia. È stato. E alla fine chiude con il dritto. Avete visto? Ho tenuto ancora male lo score. Mi chiedo scusa, siamo in realtà a 40 pari. Confusione. Tenere i punti in questo game. Chiedo scusa. La Rubin ha vinto il primo set 6-4 contro Natasha Zvereva. Prova il taglio in back. Federer si con... Gioca molto profondo. Correggia. Adesso anche Federer che entra in campo con il dritto, poi resta lì. Scambio durissimo questo. Ancora con il cross di dritto. Una prima pesante, però è avanti 1-0 nella seconda partita. Attenzione. Seconda palla set a disposizione di Correggia. Fa male con il dritto però Federer. Annullati. Sulla riga il rovescio di Correggia. Si sposta per giocare il dritto. Adesso butta indietro il suo avversario, costretto all'errore. Non è riuscito ad avere la me.